Ciao amici, cerchiamo di leggere insieme un Salmo Pasquale, cerchiamo di leggere il Salmo 121 che tutti conosciamo, con le gioie quando mi dissero. Cerchiamo di leggerlo appunto in chiave pasquale, quindi cerchiamo una gioia che sia una gioia vera e una gioia piena. Questo salmo fa parte dei salmi delle ascensioni, dei salmi che si cantavano salendo in pellegrinaggio a Gerusalemme. Una gioia vera, una gioia piena che il pellegrino otteneva arrivando su quello che era chiamato di fronte a Gerusalemme il Monte della Gioia, che veniva dalla parte occidentale, una visione di tutta la città. Quindi lo sguardo cadeva sull'imponenza della città santa, per cui il pellegrino che aveva pregato il Salmo 120 durante il viaggio, dice: non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, con quei piedi che hanno camminato, che non hanno vacillato, o che si hanno vacillato, comunque ce l'hanno fatta, adesso sono i piedi che si fermano, terminata la ricerca, terminato il pellegrinaggio, si fermano davanti a Gerusalemme. Temi importanti che troviamo all'interno del Salmo, parole che ricorrono spesso, tre volte la parola Gerusalemme, tre volte la parola Signore, tre volte la parola casa e tre volte la parola pace. Sono tutti temi che si intrecciano all'interno di questa esperienza interiore che fa il pellegrino che va a Gerusalemme. Trova una casa, trova pace, trova il Signore. Sempre nei Salmi, il Salmo 83, si sente e recita: Beato chi abita la tua casa, che decide nel cuore il santo viaggio. Per cui c'è nell'idea del pellegrinaggio ebraico, c'è nell'idea del pellegrinaggio anche cristiano, proprio l'idea di un viaggio che dura una vita, di un viaggio che è frutto di una vocazione. Il viaggio per eccellenza è il viaggio di Abramo, che parte dalla terra dei Caldei e va nella terra santa, e va nella terra che il Signore gli ha promesso a lui e alla sua discendenza. Gli ha promesso una discendenza e che la sua discendenza avrà sempre una terra in possesso. Quindi questo viaggio non è solamente un viaggio religioso, ma è veramente un viaggio di fede. Non è solamente un viaggio interiore, ma è un viaggio che coinvolge tutta la persona da cima a fondo. Nel Salmo 42 c'è il ricordo del pellegrino a Gerusalemme. Questo io ricordo, il mio cuore si strugge, attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Qui c'è appunto la descrizione del pellegrinaggio che è insieme un momento personale di vita, di fede e un momento di comunità. C'è il mio personale ricordo, la mia personale esperienza di me che avanzavo fino alla casa di Dio. Ma c'è una moltitudine in festa, una moltitudine che crea quella gioia. La gioia non è solo un fatto personale, ma è un fatto condiviso con tante persone. Salmo 122 sta all'interno di quelli che sono così chiamati i salmi delle ascensioni o salmi graduali, 15 salmi dal 119 al 134, che venivano proprio usati nel momento del pellegrinaggio rituale a Gerusalemme.
tre momenti dell'anno in cui venivano raccomandati i pellegrinaggi rituali al Tempio di Gerusalemme erano la Pasqua, la Pentecoste e la festa delle capanne. I pellegrini normalmente giravano in carovane, facevano un pullman per andare a Gerusalemme e bene, nelle soste pregavano questi salmi. Salmi, qualcuno dice invece che erano salmi pregati proprio nell'ultimo tratto per salire a Gerusalemme. E per questo detti anche i salmi della salita, perché si sale verso l'alto salendo alla città, si sale verso l'alto per salire al Tempio, si sale verso l'alto per salire verso Dio. C'è un salire che è fisico. E c'è anche un salire che è interiore e spirituale. Sono detti anche i salmi graduali, da gradus, da gradino, perché viene ricordato che c'erano, per salire dal cortile delle donne al cortile degli uomini nel Tempio di Gerusalemme, per entrare nella parte più interna del Tempio, c'erano alla porta di Nicanore 15 gradini. 15 gradini fatti in forma di ellisse che salivano verso la porta. 15 gradini sui quali i Leviti si mettevano per salire al Tempio dicendo pare questi salmi delle ascensioni o salmi graduali. Maniera, ecco, si sale sempre di più, perché ogni gradino si sale verso Dio e si sale stringendosi ai fratelli, perché i gradini ovviamente si facevano più piccoli e avvicinavano le persone le une alle altre. Il Salmo 121 si divide in tre piccole strofe, i versetti 1 e 2 che introducono, i versetti 3 e 5 dove si contempla la città di Gerusalemme e poi i versetti ultimi 6 e 9 dove si parla della pace che è frutto del pellegrinaggio che si sta vivendo. I versetti 1 e 2 raccontano della programmazione, della decisione, del desiderio di fare il pellegrinaggio. Quale gioia! Una grande gioia che parte fin dal momento in cui vi è stato detto andremo alla casa del Signore, dall'intenzione di programmare il viaggio verso la casa di Dio. È una gioia che si coltiva appunto nel desiderio, è una gioia che si coltiva nel preparare, nel programmare, nel rendere possibile, nell'attuare e nel vivere e portare fino in fondo l'intenzione di arrivare alla casa del Signore. È questa la prima gioia che si dà all'orante. C'è da un lato appunto il desiderio del pellegrinaggio, il desiderio di vivere l'esperienza della città santa, di essere concittadini di chi sta a Gerusalemme, di quelli fortunati che stanno a Gerusalemme. O come direbbe la scrittura, come direbbe il Nuovo Testamento, di essere concittadini dei santi e familiari di Dio. Vedendo quei compagni che hanno già l'esperienza di Gerusalemme, che hanno già l'esperienza di quella pace e di quella gioia che nella città di Dio si può trovare. C'è comunque anche qui un livello personale, quale gioia quando dissero a me. Quindi la gioia è mia personale, ma è una gioia provocata da chi mi sta attorno. Andiamo alla casa del Signore.
Altrimenti sarebbe stato quale gioia quando io mi dissi: ho deciso, vado alla casa del Signore. E invece sono i nostri piedi, sono i piedi di tutti che arrivano a Gerusalemme. E la gioia sta nell'esserci arrivati, insieme. Sani, salvi, stanchi, magari anche un pochino litigati, magari anche un pochino così con qualche cosa da aggiustare. Però ecco, sono piedi che ora sono fermi alle porte di Gerusalemme. Davanti alle porte di Gerusalemme non vogliono più andare. Tra l'altro sono, tra virgolette, piedi che non hanno tanta intenzione di tornare indietro. Si fermano e non vanno più avanti e non vanno più oltre. Questa gioia che parte dal pellegrinaggio e spera nel compimento è il tono di tutto il Salmo. Nei versetti 3-5 c'è la descrizione della città santa, una costruzione salda e compatta, una costruzione ben ordinata, come dice San Paolo lettera agli Efesini: in lui, Cristo, ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo del Signore. Perché Gerusalemme, certo, è una città caotica, non è solo una città al cui interno c'è il Tempio, ma dove il Tempio è, per così dire, il cuore di ogni attività sociale, è il cuore che innerva tutta l'esistenza delle persone e anche degli edifici e delle strade, per cui questi pellegrini che venivano da villaggi magari un pochino raccogliticci, con delle case magari un pochino tirate su alla buona, ecco, adesso vede il pellegrino, vede la città santa nella sua magnificenza, nella sua grandezza. Ecco che Gerusalemme diventa, per la presenza del Tempio al suo interno, la sede del culto, la sede della storia della salvezza, la sede della giustizia, la sede della speranza per chi è in grado di affrontare il pellegrinaggio, per chi è in grado di affrontare il santo viaggio, per chi nel suo cuore decide e porta fino in fondo il viaggio verso la Pasqua. Ancora salgono insieme le tribù, salgono insieme le tribù del Signore, che sono certamente tribù di per sé disunite, perché ognuna sale per sé. Queste però salgono insieme, o comunque arrivano insieme a Gerusalemme e si scoprono una unità. Lo scoprono perché, lodando il nome del Signore, sentono di essere una cosa sola. Sentono che da Gerusalemme, sanno che da Gerusalemme, scusate, parte, il giudizio per tutta la casa di Davide. Sanno di essere un'unica realtà. Nella terza parte, la parte finale, ci sono gli auguri del pellegrino per Gerusalemme. Allora, questo, domandate, è molto molto forte perché è un imperativo. Domandate pace, siete, tra virgolette, obbligati a domandare la pace per Gerusalemme. Certo, poi uno va in pellegrinaggio e porta le preghiere, le proprie, e quelle della gente che gli dice: se vai a Gerusalemme prega per me, se vai a Gerusalemme prega per la zia, prega per tutti, prega per questo, prega per quell'altro. Ecco, invece qui chi va a Gerusalemme domanda pace per Gerusalemme. Domanda pace per Gerusalemme e per tutti quelli che sono in grado di amare Gerusalemme.
va a Gerusalemme comprende il valore della pace, un po' come dice il Signore nel Vangelo di Luca, salendo per la sua passione. Se tu avessi compreso la via della pace, ma è stata oscurata ai tuoi occhi. E invece, ecco, chi ha fatto tanta fatica per arrivare da chissà dove, quando arriva a Gerusalemme, scopre nel rapporto con Dio una presenza e una unità e un amore tale da desiderare pace, non per sé, ma per Gerusalemme, per le sue mura, per i suoi baluardi che sono sicurezza per i fratelli, per gli amici. Perché la cosa migliore che io posso ordinare, che posso sperare per mio fratello e per i miei amici, è che su Gerusalemme ci sia la pace. Ecco, questo è il desiderio per la casa del Signore nostro Dio, che capiti il bene, quel bene che è un po' che noi ritroviamo, scusate, nella lettura della Genesi, nella creazione, per cui il Signore creò tutto quello che creò ed era cosa buona. Quando creò l'uomo, vide che era cosa molto buona. L'uomo è quell'essere capace di rendersi conto della presenza di Dio e del rapporto con il Signore e di chiedere per questo il bene, non per sé solo, ma per tutto il mondo, per le persone che lo circondano, per la casa del Signore, perché in quel bene l'uomo si rende conto di aver trovato, non solo Dio, ma di aver trovato una casa che può dare pace a tutto ciò che lo circonda. Il Salmo 121 è un salmo di speranza. Perché la speranza non è qualcosa che uno trova al termine del cammino di una vita, nell'aldilà, ma è il punto di origine di quella vita stessa. La speranza è quella virtù che sostiene il percorso di una vita e garantisce alla vita il significato e l'energia per vivere nel presente. Per cui chi decide il suo pellegrinaggio, chi decide di salire a Gerusalemme, bene, decide attraverso la speranza di vivere un'esperienza. La speranza ogni mattina gli darà l'energia, la speranza ogni mattina gli garantirà il sostegno perché sa quello che va a fare, non tanto per quello che vive. Perché un giorno ci sarà il sole, un giorno ci sarà la pioggia, un giorno ci sarà la fatica da affrontare, ma il suo sostegno è proprio la speranza di questa opera che il Signore gli ha dato da compiere. Il pellegrino vive questa speranza perché se da un lato rievoca il cammino, quale gioia quando mi dissero all'inizio del viaggio, andiamo alla casa del Signore. Ecco, bene gioisce adesso, al presente, per la visione di Gerusalemme. Vede Gerusalemme a portata di mano. Ancora 3 passi e siamo arrivati. Ecco, nello stesso tempo loda le prospettive di pace che nel futuro l'esperienza di Gerusalemme può portare. In un certo senso, ecco, quando chiederò per te il bene, lo chiederò per te, lo chiederò per me, lo chiederò per tutti, lo chiederò solo per me, sarebbe una bestemmia. Lo chiedo per tutti perché capisco che o è per tutti o non è per nessuno. Ecco, perché il pellegrino, nel Salmo 121, sale verso la Gerusalemme di questa terra. Ma nello stesso momento, direbbe l'Apocalisse, è la Gerusalemme del cielo che scende verso l'uomo che ama e loda Dio. Quindi presente, passato e futuro rimangono uniti. La
speranza è il collante senza tempo, perché essendo il senso, il significato della vita, gode sempre di una sua presenza. Nell'esperienza di Dio a Gerusalemme, nella città della terra, nella città degli uomini, si capisce come questa realtà è unita, salda e compatta, le sue porte sono unite alle porte della Gerusalemme del cielo, come in tanti luoghi di pellegrinaggio, luoghi di alta spiritualità, quando si arriva si è contenti non delle pietre del santuario, ma di vivere l'esperienza su questa terra, un'esperienza che si eternalizza in un certo senso e si spera bene di portare a casa la pace, perché quando andiamo in un posto e torniamo, magari durerà 3 giorni, magari il sentire e l'emozione di quella pace, ma il ricordo, questo io ricordo, il mio cuore si strugge verso la casa, avanzavo tra i primi, il ricordo rimane ben saldo nella mente, nel cuore, nell'anima del pellegrino. Questa è la città, è il Salmo della Speranza, perché questa è la città che accoglie le molteplici tribù. E le molteplici tribù che poi diventano una, l'esperienza del singolo pellegrino, a qualunque tribù appartenga, è di diventare un popolo unico. Il singolo si sente popolo di fronte all'esperienza di Dio, l'esperienza personale tra il pellegrino e Dio, e la presenza di Dio, fa anche capire come la persona e il popolo sono una cosa sola. Nel rapporto con Dio, il credente sperimenta quella unità e contemporaneamente lo arricchisce come individuo. E questo scioglie la difficoltà tra l'uno e il molteplice, tra l'uno e il trino, perché alla fine dei guai, in quella speranza che uno desidera essere trino e per essere trino vuole essere uno. Quell'unità desiderata con le persone che mi circondano è tanto più desiderata quanto più io so che quelle persone che mi circondano desiderano che io sia pienamente, assolutamente me stesso. Il Cristo è la nostra pace, la lettera agli Efesini così ci ricorda. Ecco, perché noi andando a Gerusalemme, nel pellegrinaggio verso Gerusalemme, cerchiamo la pace del Signore. E sono belli i piedi sui monti, i piedi del messaggero di lieti annunzi, che annunzia la pace, così dice il profeta Isaia, no? Il messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a Sion, regna il tuo Dio. È una profezia, è una speranza, è una voce lontana che poi è costata la vita a tanti e che tante vite sono passate vivendo in quella speranza, in essa morendo e giungendo alla pace che noi chiamiamo la pace eterna, perché passano da questo mondo al Padre. Ma ecco, il Signore è veramente la nostra pace, non per quello che noi otteniamo, godiamo singolarmente, ma perché sappiamo di far parte di questa grande missione che il Signore ha affidato all'umanità, alla sua creatura più alta. Perché sappiamo che poi un giorno sulla terra splendette il corteo degli angeli, cantando pace in terra agli uomini che egli ama, che Dio ama, perché c'è un rapporto particolare tra Dio e gli uomini. E in Cristo è stato instaurato, è stato risanato proprio questo rapporto e ha portato la pace sulla terra.
Da questo poi il Cristo, quando avrà finito il suo pellegrinaggio personale a Gerusalemme, è sceso dalla croce, deposto nel sepolcro ed è risuscitato, entrerà nel cenacolo dicendo ai suoi discepoli: pace a voi. Questo è il dono più alto e più grande della risurrezione. Alcuni testi invece del Nuovo Testamento sul correre, sulla corsa, ci ricordiamo che gli apostoli corsero al sepolcro. Il primo arrivò Giovanni, aspettò che arrivasse Pietro per entrare e constatare la risurrezione, così come le donne dal sepolcro corrono a dare l'annuncio ai discepoli, trovandoli ancora un po' storditi e sbigottiti. E a questo proposito ho scelto così tre brani che mi sembravano carini da meditare. Primo è di San Paolo a Timoteo: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede, non mi resta che ricevere la corona che il Signore giusto giudice vorrà darmi al termine delle sue fatiche apostoliche, ma anche delle sue fatiche personali di fede. Perché nella sua vita ha passato quel che ha passato, San Paolo, bene, ecco, l'Apostolo può dire di aver combattuto, di aver corso e di aver mantenuto la sua fede, di aver mantenuto la fede nel Santo Viaggio. Sarà arrivato un po' sul patello alla Gerusalemme del cielo, ma è arrivato con forza, con fede ancora intatta. Ancora con la voglia di correre. L'altro invece è il brano della lettera agli Ebrei del capitolo 12, ci apre molto il cuore, perché anche noi, ecco, circondati da un così gran numero di testimoni, deposto tutto ciò che è di peso, il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza la corsa che ci viene posta innanzi. Davanti agli occhi Gesù, autore e perfezionatore della fede, perché non siamo soli, abbiamo davanti al naso Gesù che ci fa da esca, Gesù che ci fa da meta, e lui è l'autore ed è colui che dà compimento alla nostra fede. E siamo circondati da un grande numero di testimoni, perché quando arriviamo a Gerusalemme il pellegrino non è solo, fa parte di una tribù e tutte le tribù si scoprono di essere un unico popolo. Quindi abbiamo davanti a noi, di fianco a noi, dietro a noi, un gran numero di testimoni che portano la loro esperienza. Noi siamo testimonianza a Gerusalemme. Questo è chiaro anche all'interno del Salmo, nel versetto 4. È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Testo greco dice: là, infatti, salgono le tribù del Signore, testimonio, testimonianza per Israele, per confessare il nome del Signore. Perché la testimonianza che ci diamo gli uni gli altri come fratelli porta a confessare il nome di Dio. Questa è la nostra speranza, avere gli occhi fissi su Gesù, che è meta per noi, che è autore, perfezionatore della nostra fede, la speranza che noi coltiviamo, che nel camminare saremo sostenuti da un bel numero di testimoni, di fratelli, che sono testimonianza per noi, e che sono una testimonianza che ci porta a confessare il nome di Dio, a lodare il nome di Dio. Così la lettera ai Corinti ci ricorda San Paolo che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio e correte anche voi in modo da conquistarlo. Vuole San Paolo che noi siamo suo vanto e sua corona, che non ci perdiamo d'animo nel cammino, e che piantiamoli tutto, baracche burattini. Ecco, il Cristo è nostra pace,
vissuto il suo pellegrinaggio verso Gerusalemme in una vita intera. Ci ricordiamo molto bene che soprattutto il Vangelo di Luca definisce tutta la seconda parte del suo racconto proprio come un unico grande viaggio verso Gerusalemme, tutto ritmato dal fatto che stesse andando a Gerusalemme, perché a Gerusalemme Gesù andava a compiere la volontà di Dio. Il suo non è solo un singolo pellegrinaggio religioso, ma è una vita intera donata al compiere la volontà di Dio. E Gesù, quando arriva a Gerusalemme, se parlava del Tempio, ecco, dice, parlava del Tempio del suo corpo, distruggete questo Tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere. Lui parlava del Tempio del suo corpo. Ma parlava del tempio del suo corpo per sé, parlava del tempio del suo corpo che è la Chiesa, proprio pensando a un tempio, casa di preghiera, non spelonca di ladri come apostroferà i venditori di ninnoli all'interno del tempio e i cambiavalute, perché quello che lui desidera è il tempio non fatto da mani d'uomo, ma il tempio è fatto di pietre vive. E se si parla della stabilità di Gerusalemme, di questa bellissima costruzione fatta di ornamenti, trofei e torri, beh, non resterà di essa pietra su pietra. Ma il tempio invece fatto di pietre vive significa di giorno in giorno, perché tutti quelli che aggiungono speranza al cammino del bene e della lode di Dio, ecco, continuano la sua creazione, la creazione che tende alla salvezza. Un po' questo perché il Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre, come l'amore che è fisso ed è immutabile. Qui Sant'Agostino, che parlando di questo salmo, ecco, ci vede nell'atteggiamento dell'orante del suo pellegrinare, e del suo vivere, essere animato dalla speranza, proprio l'amore è il comandamento dell'amore, perché l'amore è una forza che spinge all'azione. Da un lato ci può essere un amore impuro, ripiegato su se stesso, che spinge all'azione, quindi a cercare i beni mutevoli di questa terra, i beni che danno soddisfazione nell'immediato. Mentre c'è poi l'amore puro che si infiamma per i beni eterni e immutabili. E dice Sant'Agostino, sono le ali dell'amore che fanno salire verso l'alto. E le ali sono due, come il comandamento dell'amore è duplice, perché è comandamento dell'amare Dio, comandamento dell'amare il prossimo. Bene. Abbiamo finito, come si fa? Così. Abbiamo finito la nostra presentazione del Salmo. Adesso se riusciamo a fare per bene, ecco. Io così vi lascio alla riflessione di questo Salmo e del suo pellegrinare e del nostro pellegrinare, del nostro essere luoghi di speranza, luoghi di amore in famiglia. Io capisco che quando uno torna a casa la sera, stanco dal lavoro, non ne può più e non vede l'ora di mettere le ciabatte, non è che quando arriva al garage pensa, ecco, si fermano i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Capisco che uno quando arriva a casa, le tribù del Signore gli saltano addosso e fanno casino indicibile e non ti lasciano vivere, non ti lasciano dire niente, non ti lasciano neanche mettere le famose ciabatte. Ecco, però è anche vero che quel luogo diventa veramente un luogo in cui si costruisce la speranza. E anche un luogo di pace.
Questo forse bisognerebbe anche ricordarselo ogni tanto, ma si potrebbe anche scrivere, non so, sui mobili, sulle credenze, tra le pareti abbiamo magari questi quadri che, non so, con la natura morta o con la veduta dell'Idu di Riccione, non lo so. Magari uno ci scrive su un cartellone col pennarello, non lo so, ecco. Egli è la nostra pace. Pace chi entra, pace chi esce, come direbbe Lollo, pace bene, non lo so, ecco, una cosa magari più sentita e che stimoli a vivere quel bene che il Signore ci dona, ecco, non lo so. È chiaro che essere una cosa sola è sempre più faticoso, ma se anche non ce lo motiviamo, non ci spingiamo e non ce lo diciamo, poi non succede, perché la tentazione dell'ognuno per sé, Dio per tutti, in camera da me, Papa, profeta e re, beh, penso che sia un po' per tutti. E anche perché quella gioia che il Signore ci dà, che è tema di fondo, scusate, di tutto il pellegrinaggio, è una gioia che non si compra al mercato, ma si costruisce nel pellegrinaggio. Si costruisce vivendo quella speranza che il Signore, di cui il Signore ci ha fatto oggetto e che il Signore ci ha donato. Ma è quella speranza che va coltivata quotidianamente, tutti i giorni, seriamente. Quindi ecco, non so come dire, ricordiamocelo e facciamolo magari anche oggetto di verifica, non di sbattimento di coscienza o di percussione del petto, che serve magari il giusto, ma di un piccolo esame per comprendere le dinamiche. Allora, così, se vogliamo condividere questo sabato un po' di che ne so io, di immagini, di foto, ognuno poi può portare una scena, un canto, una foto della sua famiglia, sulla costruzione della gioia, sulla gioia presente, sulla voglia di costruire la gioia futura. Uno non ha le foto della gioia futura, fa un disegno, scrive una poesia, canta una canzone, qualche cosa che quieta gli animi in casa mia. Proviamo a condividerlo serenamente. Se poi volete, ognuno si prepara un po' di aperitivo a casa sua. E poi faremo un brindisi tutti insieme e ognuno si consuma il suo aperitivo a casa propria, perché in questo momento il pellegrinaggio è così ed è poi sufficiente, perché non è il gusto il non stare nello sbevazzare l'aperitivo degli altri, ma nel condividere il brindisi e nel sapere che siamo insieme nello stesso pellegrinaggio, ogni tribù legata a quella stessa speranza che diventa meta di ciò che il Signore desidera e vuole per ognuno di noi.